Elezioni città metropolitana, vince il Partito Democratico. Corrado Passe rappresenta il suo nuovo movimento politico. Troppi migranti nei centri accoglienza, Marino, affidiamoli alle famiglie italiane. A Roma arriva la mostra di Cartier-Bresson. Una Roma ferita e consapevole. Lazio a Firenze per il Tris. Una buona giornata, benvenuti nella prima edizione di Roma News. In apertura la politica, perché è stato eletto il nuovo consiglio della città metropolitana di Roma. Vince il Partito Democratico di 14 punti, ma come per le province, alle urne sono andati solo sindaci e consiglieri comunali. Il servizio è di Laura Vezzo e Mario Conforto. I consiglieri e i sindaci di 121 comuni della provincia di Roma il 5 ottobre sono andati a votare la nuova assemblea dell'area metropolitana. 24 i seggi disponibili, 14 assegnati a PD, 7 a Forza Italia, 2 al nuovo centrodestra di Angelino Alfano e Movimento 5 Stelle e uno soltanto invece quello di Assel e a Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ne pensa la gente. Il 5 ottobre è stata eletta la nuova assemblea dell'area metropolitana di Roma. Che cosa ne pensi? Beh sì, so qualcosa, mi sono informato attraverso la lettura di giornali. In effetti è un nuovo organismo, però dal mio punto di vista è un'elezione tutta chiusa all'interno tra consiglieri e sindaci. La sovranità popolare è venuta a mancare. Hai mai sentito parlare di città metropolitana di Roma? E in sotto che punto di vista? Cioè a livello di turismo, multietnico? No. Sinceramente no, diciamo che c'è stata poca informazione. Vagamente, ma non so precisamente cosa vuol dire. No, non è al corrente. Sì, ho sentito parlare, però nei dettagli non conosco, diciamo, l'argomento. Ancora politica, perché il manager e banchiere italiano Corrado Passera lancia Roma Italia Unica, con cui si candida nuovo leader del centrodestra italiano. Il servizio di Daniela Cappelletti e Francesco Mai. Qui dal Tempio di Adriano, alla presentazione del suo ultimo libro Io Siamo, Corrado Passera lancia la sua personale sfida alla politica italiana. 20 anni dopo dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Passera si propone come nuovo leader del centrodestra e dice: purtroppo questi ultimi 20 anni non hanno portato ai risultati che la rivoluzione liberale di cui tanto si è parlato avevano fatto sognare tanti italiani. Al centro della sua azione politica, l'ex ministro del governo Monti mette l'aiuto alle imprese. Il lavoro lo fanno le imprese. Siamo un'Italia dove ormai quasi 10 milioni di persone o non hanno del tutto il lavoro o hanno un lavoro insufficiente. Il lavoro lo fanno le imprese. Il suo imperativo è chiaro, basta con le promesse e gli annunci, e in questo senso non risparmia il governo Renzi. Dobbiamo scendere dai titoli, dagli annunci, e questo vale anche per molti dei governi precedenti, ma sicuramente vale per questo governo, e toccare i problemi concreti. Anche in tema di lavoro il governo è stato troppo vago. È stato giusto modificare l'articolo 18, ma... Guai a prendere un pezzetto e dire con una formula si aggiusta il tema del lavoro. Il lavoro si rimette in moto con l'economia, si rimette in moto rimettendo a posto, in ordine, adeguando ai tempi tutta la legislazione sul lavoro. Cambiamo decisamente argomento, perché sono troppi i migranti in cerca di accoglienza. La soluzione per il sindaco di Roma Marino sarebbe quella di affidarli alle famiglie italiane. La proposta è quella di garantire un rimborso di 30 euro giornalieri. Tutti i particolari nel servizio di Claudia Carpinella e Lorenzo Fusco. L'immigrazione non è un problema che può risolvere un primo cittadino. Questo è l'appello che il sindaco Marino rivolge al governo. Ad oggi nella capitale si contano più di 7.400 tra rifugiati e richiedenti asilo. Un numero non più sostenibile per le strutture di accoglienza, soprattutto per quelle periferiche. Nel solo centro di Corcolle, zona est della capitale, i migranti sono ben 500. Un numero per far capire la gravità della situazione. Non ci sono posti per accogliere gli immigrati? Marino risponde che potrebbero farlo le famiglie italiane, a partire proprio da quelle della capitale. Secondo il primo cittadino, a farsi carico di queste persone non dovranno essere solo determinati quartieri. Il piano di distribuzione dovrebbe infatti trattare la città in maniera equa, comprendendo così anche zone come i Parioli, dove le politiche di accoglienza sono inesistenti. Il Viminale non ci sta. Angelino Alfano è fermo nel dichiarare, il Ministero non tirerà fuori un euro per questo. Ogni ipotesi di lavoro che mi dovesse essere presentata in questo senso, da chiunque provenga, sarà da me certamente bocciata.
ma vediamo cosa ne pensano i cittadini. Marino propone di dare 30 euro alle famiglie che ospiteranno un migrante nella propria casa. Ma io sono completamente contrario. Diciamo che in questo paese è una finta integrazione. Forse è il caso di pensare prima ai nostri cittadini. C'è chi lo fa senza nessun compenso anche. Se serve per dare un reinserimento a queste persone, ben venga. Però non penso che 30 euro possano spostare le decisioni di una famiglia in questo caso. Mi sembra una buona idea. Un buon incentivo, insomma, no? L'allerta terrorismo per l'Italia è elevatissima. Queste le parole di Angelino Alfano. Sono indispensabili maggiori controlli e delle norme che contrastino chiunque voglia andare a combattere con l'ISIS e il servizio. Mentre l'Occidente e parte dello stesso Oriente combattono contro l'ISIS, la paura di possibili attentati arriva fin qui, a Roma. Sì, perché quella che si sta consumando in Siria e in Iraq è una guerra al terrorismo, forse il più scellerato finora conosciuto. Per Angelino Alfano l'allerta per l'Italia è elevatissima perché il nostro paese, oltre a far parte della coalizione internazionale che contrasta il terrorismo, è la sede della cristianità, una religione che il califfato di al-Baghdadi vorrebbe sradicare. La preoccupazione maggiore è data dai reduci, coloro che sono partiti per combattere al fianco dell'ISIS e che, una volta tornati in Italia, potrebbero colpire. Sono circa 50 gli italiani in Siria uniti agli jihadisti e dal Viminale si manifesta la necessità di tenere questi dati sotto controllo, ma non basta. L'obiettivo del ministro dell'Interno è quello di attuare uno stretto controllo di polizia sui soggetti considerati a rischio e soprattutto colmare quella lacuna normativa del nostro codice, che rende difficile punire chi voglia andare a combattere in terra straniera. Attaccare Roma per l'ISIS significherebbe punire il tanto odiato Occidente e la patria degli infedeli, un colpo da maestri. Pur in assenza di una minaccia specifica è inevitabile sentire l'eco di quel che sta accadendo in Medio Oriente. Adesso una notizia di cronaca, perché sono stati identificati e arrestati dalla polizia i quattro componenti della gang che nei giorni scorsi avevano selvaggiamente picchiato un 28enne alla Balduina. Si tratta di quattro ragazzi di Valle Aurelia che si sono accaniti probabilmente per puro sfizio su un residente della zona che stava portando a spasso il suo cane. Lo hanno selvaggiamente picchiato, un'esecuzione in puro stile Arancia Meccanica. La gang aveva agito con il volto coperto da passamontagna. Gli incappucciati, prima di aggredire il 28enne in largo Lucio Apuleio, facendolo finire in ospedale con una frattura cranica, avevano già assalito una coppia di fidanzatini, anche in questo caso a tardissima sera e con il favore del buio. Diversi testimoni hanno parlato di un'azione da esaltati, con grida, insulti, risate quasi isteriche, tanto da far pensare che la banda si fosse riempita di sostanze prima di passare all'ideazione del piano e poi alla successiva attuazione. Nel quartiere però rimane la paura. E passiamo alla cultura adesso, perché arriva all'Ara Pacis la mostra retrospettiva di Cartier-Bresson. Sarà aperta al pubblico fino al prossimo 25 di gennaio. Intanto già in questi giorni ha riscosso grande successo tra gli amanti della fotografia. Il servizio è di Diana Migliaccio. Fotografare e mettere sulla stessa linea di mira testa, occhio e cuore è un modo di vivere. Sono queste le parole con cui Henri Cartier-Bresson ha definito la sua passione per la fotografia retrospettiva. I suoi lavori sono arrivati nella capitale italiana con una mostra promossa da Roma Capitale, allestita presso il nuovo spazio espositivo Ara Pacis. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2015. La mostra propone una nuova lettura dell'immenso corpus di immagini che Cartier-Bresson ci ha lasciato. Copre l'intero percorso professionale del grande fotografo ed è il frutto di un lungo lavoro di ricerca. Saranno esposte oltre 500 tra fotografie, disegni e dipinti, riunendo le più importanti icone ma anche le immagini meno conosciute del grande maestro. La straordinaria intuizione visiva, la capacità di cogliere al volo i momenti più fugaci ma anche più significativi, fanno di Henri Cartier-Bresson uno dei più grandi fotografi del XX secolo. Posando lo sguardo sui grandi momenti della storia, Cartier-Bresson è riuscito sempre ad unire la poesia alla potenza della testimonianza. Dopo la cultura passiamo allo sport. Ovviamente apriamo con la Roma, perché dopo l'infuocata partita contro la Juventus di settimana scorsa, i giallorossi tornano, seppur feriti, ad allenarsi a Trigoria. Il servizio è di Fabiana Zollo e di Claudio Colombrita.
Con le polemiche scoppiate alla fine del big match contro la Juve, la Roma torna ad allenarsi qui a Trigoria. I giallorossi appaiono arrabbiati e delusi, ma consapevoli della loro forza. Capitan Totti non ha usato giri di parole. Nel dubbio è sempre rigore per la Juve. Dovrebbero fare un campionato a parte. La Roma è ferita da un arbitraggio che ha condizionato la gara più importante del campionato e ha frenato l'entusiasmo della banda di Garcia. La partita contro i bianconeri vale più dei canonici 3 punti. Recuperabilissimi nell'arco di una stagione che è appena cominciata. Tutto l'ambiente giallorosso si interroga sul significato di questa sconfitta. Per pochi si tratta di un episodio, per molti di un campanello d'allarme che richiama la parola rassegnazione. La Roma ha lottato, ha giocato alla pari contro i campioni d'Italia, si è portata in vantaggio, dando la sensazione di poter sovrastare anche l'incredibile direzione di gara di Rocchi. Ma la differenza tra due squadre così vicine la fanno gli episodi. Rudy Garcia cerca di tenere a freno la rabbia e di trasmettere ai giocatori voglia di vincere e consapevolezza dei propri mezzi. Il presidente Pallotta è rimasto soddisfatto del carattere della squadra e dell'impatto di nuovi acquisti. Adesso la sosta, per riordinare le idee, smaltire amarezza e collera e ricominciare la propria marcia verso quel tricolore che la Juve difende e difenderà con tutti i suoi mezzi, leciti e non. Dalla Roma ci spostiamo adesso a parlare della Lazio, settimana di pausa anche per i biancocelesti che domenica all'ora di pranzo affronteranno la Fiorentina nel lunch match delle 12:30, problemi in difesa per il tecnico Stefano Pioli, intanto però Lulic rinnova il suo contratto fino al 2019. La trasferta di Firenze per provare a fare tris. Al Franchi la Lazio proverà a dare continuità alla striscia di 2 vittorie consecutive iniziata col poker di Palermo e proseguita col successo seppur sofferto contro il Sassuolo. La sosta di campionato dà la possibilità a Pioli di dare qualche giorno di respiro a chi ha giocato di più. Ritroverà i nazionali solo in questa settimana. Nel frattempo le buone notizie arrivano dall'infermeria. Radu è recuperato dalla lesione al gemello, ha giocato l'amichevole contro la Primavera di Simone Inzaghi ed è arruolabile per la trasferta contro la Fiorentina. Stesso discorso per Novaretti, ma la difesa rimane comunque un problema, col solo De Vrij che pare l'unica certezza. Chi preoccupa maggiormente però è Lucas Biglia, il mediano argentino non ha disputato la partitella, ieri ha lavorato a parte col preparatore Lucarelli, martedì però potrebbe essere il giorno buono per riaverlo con i compagni. Ancora out Gentiletti, per lui stagione terminata a Genoa, Mauri, Cataldi e basta. Sul fronte rinnovi, dopo quelli di Onazzi e Candreva, anche Lulic sembra in procinto di prolungare il contratto fino al 2019, 2 anni in più rispetto a quanto prevedeva il precedente accordo. Dunque via, rumors di mercato, il bosniaco sembra aver sposato il progetto biancoceleste. Davanti, chi sembra da recuperare in zona gol invece è Miro Klose, surclassato nelle gerarchie da Filip Djordjevic, vera e propria rivelazione dopo l'avvio in sordina. Ci spera Pioli, che nell'anticipo di pranzo di domenica avrà l'opportunità di un tris in grado di cambiare, anche se non radicalmente, gli orizzonti del suo campionato. Ed è tutto per questa edizione di Roma News. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.